Questa sera parliamo di... calendario delle manutenzioni, quindi stasera io e Giovanni e Nicola, ovviamente, perché per le cose più difficili risponde Nicola, e abbiamo pensato di darvi un indicativo di programmazione da qua ai prossimi 10 anni, cioè dal primo anno ad andare in avanti, diviso per cellula e per parte motore che segue Giovanni. Quindi, esatto, cominciamo col primo anno, Giovanni, primo anno, l'anno della felicità, quando arriva il camper per il primo anno. Primo anno cosa si fa? Non si fa niente, si va in giro, test e confidenza, quindi dobbiamo imparare a conoscere il nostro camper, i suoi limiti, i nostri limiti, le sue potenzialità, e in base a quello il primo anno ci facciamo un po' un'idea di tipo di vacanza che vogliamo fare e di come si comporta il nostro camper e di cosa abbiamo bisogno. Ok, quindi dobbiamo capire le eventuali migliorie, gli accessori da installare, che non andiamo a installare subito, ma ce ne facciamo un'idea, come dico sempre io, una stagione estiva e una invernale o viceversa, e dopo ci cominciamo a capire cosa ci serve realmente, ok? Buono, poi cosa abbiamo? Cosa abbiamo nel nostro calendario? Abbiamo la parte meccanica sempre del primo anno, Giovanni. Sì, esatto, allora, importante tenere controllato i livelli, specialmente quello dell'olio motore, perché... devi sapere, Luigi, quando un motore è nuovo le fasce elastiche si devono adattare per bene e c'è la probabilità che ai primi periodi consumi un po' più olio del dovuto. Quindi magari una volta, tutte le volte che hai fatto un viaggio un po' lungo, dare un'occhiata ai livelli non fa mai male. Quindi non c'è da spaventarsi se col motore nuovo vediamo un calo di olio, non c'è da spaventarsi. No, può darsi che comunque un pochettino lo consumi. Magari fino a 5-6 mila chilometri lo mangi un po' più del solito, dopo si assestano le fasce e va nella normalità. Poi lo spessore delle pastiglie dei freni, è vero che il primo anno abbiamo sicuramente su pochi chilometri, però se ci capita di fare un po' di montagna, qualche discesa dove surriscaldiamo il freno, che è meglio comunque tenerle controllate e verificare che sono a posto. Controllo pressione gomme, quello a prescindere va fatto tutte le volte che usciamo col camper, e tanto un'occhiata si fa la svelta a darla, anche se gli ultimi hanno su il sistema col TPMS, quindi ci abbiamo sempre sotto controllo. E eventuale giro gomme, se magari nell'arco di un anno facciamo parecchia strada, teniamo controllato lo spessore del battistrada, se c'è bisogno le invertiamo, in modo che l'euforia, ci sia un consumo più uniforme del primo anno. L'euforia del primo anno, tutti i weekend in giro, via. Tutti in giro, via, primo anno si è euforici, si va. Ma sì, deve essere sì, così. Ma per forza, per forza. Anche noi sto weekend andiamo via. Poi, secondo anno l'abbiamo venduto, basta, andiamo a casa. Basta, no, è finito. Secondo anno cominciamo a controllare la stufa, perché il primo anno, ok, è tutto nuovo, va bene, il secondo anno l'abbiamo utilizzata, quindi cominciamo con le nostre manutenzioni, diciamo, ordinarie, quindi una revisionatina alla stufa che non fa mai male, perché comunque ci dobbiamo vivere all'interno con la famiglia e vivere intorno ad altre famiglie, quindi ne va anche della nostra e dell'altrui sicurezza, questo è fondamentale. Ovviamente poi sapete che, come ho detto prima, sul canale YouTube ci sono le puntate dedicate, quindi revisione stufa, cosa sta dicendo Luigi, per quelli nuovi che ci seguono vi andate a vedere, ci sono le puntate, lì vi spiego cosa fare e perché fare alla stufa. Revisione frigo, stessa cosa, primo anno è andato bene, ha cominciato a lavorare, quindi facciamo una bella revisione prima dell'estate, così non abbiamo spiacevoli sorprese e siamo tranquilli. E poi che cosa facciamo il secondo anno? Che cosa facciamo? Facciamo, allora, Giovanni, cominci tu con la tua parte meccanica, diciamo. Sì, perché allora, la cellula alla fine è quello, Il controllo livelli olio, se vediamo che abbiamo raggiunto il chilometraggio necessario, magari anche il cambio dell'olio e i filtri. Poi sempre controllo dei freni, come detto prima, controllo gomme, sia della pressione e appunto dello stato della gomma, dell'altezza del battistrada, eventuale giro gomme se c'è bisogno, e poi secondo anno magari controllare anche le spazzole, le tergi, perché sembra una stupidata, ma le spazzole io sono del parere che ci vogliono sempre a posto, perché se comincia a piovere che abbiamo le spazzole e le tergi che fanno schifo, dopo sono problemi. Ma quando ce ne accorgiamo, quando piove, perché alla fine non le stiamo mai a considerare, e nel momento che piove ce ne accorgiamo. Guido ci dice, ma state parlando di camper nuovi. Guido, allora, stiamo partendo dal primo anno come se fosse il camper nuovo.
Calcola che adesso andremo avanti per i prossimi 10 anni, quindi comunque anche chi non ha un camper nuovo, avanti con gli anni, sa comunque i controlli da fare. Ovviamente chi compra un camper usato, la prima cosa che fa, o che farei io, è un bel tagliandone completo, controllo delle gomme, delle pastiglie, come dice Giovanni, e parto da zero. Ecco, comunque adesso andiamo avanti con gli anni, con le usure del mezzo, sia meccanica che cellula. Terzo anno, perché sono già passati 3 anni, quando ci si diverte il tempo vola, quindi ritorniamo con la nostra revisione annuale frigo e stufa, e questo vale per i nuovi e per i camper non nuovi, quindi questo ok, e cominciamo al controllo di filtrazioni, perché ci sono 3 anni che noi ce lo portiamo in giro, li facciamo prendere pioggia, li facciamo prendere sole, caldo, cominciamo a fare il nostro primo controllo di filtrazioni e cominciamo a vedere come sta la nostra cellula. Cominciamo a guardarci le nostre guarnizioni, quindi questo che dico sul terzo anno, sul nuovo, chi ce l'ha usato ovviamente siamo già nei controlli, quindi controllo delle guarnizioni che è più che fondamentale, il mobilio comincia dopo il terzo anno a aver fatto i suoi chilometri, i suoi assestamenti, ha preso le sue buche sulle nostre bellissime strade e quindi lo controlliamo. È un lavoretto molto semplice che si può fare tranquillamente un sabato pomeriggio quando si è a casa, cioè cominciamo ad andare a aprire tutti gli antelli e con il nostro cacciavitino ci andiamo a controllare le cerniere, ci andiamo a controllare i pistoncini e tutto. Dentro agli antelli, Nick qua, vedi che siamo programmatissimi oggi, troverete questi, più delle volte trovate questi, sono dei cubettini che trovate negli angoli. Staccate la plastichina che c'è sopra e sotto troverete l'alloggiamento per le viti, quindi andate a controllare. Non tirate tantissimo perché comunque parliamo sempre di plastica su del legno, che non è che abbiamo degli spessori di chissà quanto, un tirettino, controllate, poi andate a rimettere sulla sua plastichina e la cosa è fatta. Questi sono ovviamente quelli che tengono le pareti, le mensoline, queste cose qua, ok? Poi cosa andiamo a fare, Giovanni? Allora, ripartiamo con la giostra. Sempre controllo livello olio, controllo dei freni, controllo gomme, eventuale giro gomme o sostituzione, perché comunque già il terzo anno, se cominciamo a far parecchia strada, c'è la probabilità che vadano cambiate. E i tergi comunque controllarli, perché se magari non l'abbiamo fatto il secondo anno, li controlliamo il terzo, vediamo che puliscono bene, che siano morbidi. Esatto, allora io vedevo prima c'era Marco che aveva fatto la domanda sul Ducato X250, e mediamente quanti chilometri si fanno con le pastiglie? È una bella domanda, perché dipende un po' dalla guida che abbiamo, da che percorso si fa, come posso fare 40.000 chilometri, magari ne faccio anche 20.000, dipende un po' da chi poi io esatto, io chiederei a Marco, sì. Influisce molto il consumo dei freni in base a che età hai fatto l'appendicite, Marco. Buona guarigione. Allora, invece Emanuele dice ogni quanto chilometri il giro gomme, quindi anche in questo 10.000. Caso dipende se facciamo tanto. Ma questo sì, 10.000, ma sì, io 10.000 chilometri dopo, anche lì se faccio tanta montagna magari anche prima, però mediamente intorno ogni 10.000 km io consiglio di girarle, sì. Ok, le tengo girate, più le porto avanti. Beh, se poi abiti in pianura padana, che tutte le rotonde giri a sinistra, automaticamente le pneumatici di destra ne risentono di più. Ok, eravamo al terzo anno, se non sbaglio. Ok, quindi passiamo al quarto anno. Quarto anno, vediamo un attimino. Quarto anno, frigo, stufa, come di consueto, guarnizioni e infiltrazioni annuale, come di prassi, perché poi piano piano si vanno a ripetere le manutenzioni ordinarie annualmente, però le ripetiamo che non fa mai male. E poi cosa abbiamo? Vediamo un attimino. Giovanni, arriviamo in un punto critico per te. O cambiamo la moglie o cambiamo l'amorosa, no scherzo. C'è la prima revisione periodica. Prima revisione periodica, e che dopo questa qua ce la porteremo dietro per tutta la vita del nostro camper. La prima a 4 anni e dopo ogni 2 anni. Quindi i primi 4 anni si fa la revisione periodica, dove si ha un controllo generale di tutti i dispositivi, magari abbiamo già fatto anche delle puntate proprio specifiche sulla revisione, poi controllo livelli, sempre livelli, controllo i freni, controllo gomme, eventuale giro gomme o sostituzione se l'abbiamo fatto prima, e poi di nuovo a 4 anni un consiglio è quello di sostituire l'olio dei freni, perché anche l'olio dei freni non sembra ma diventa vecchio. E con l'olio, cioè l'olio è importante avercelo fresco, perché a parte che frena meglio il camper e in più patisce meno se facciamo della montagna, che tende a surriscaldarsi, quindi abbiamo un olio più efficiente. Mi sa che Giovanni in blocco. Giovanni, ci sei?
Io ci sono. Ok, ok, ok. No, perché per un attimo ti avevo perso. Ero rimasto all'olio dei freni che deve essere fresco. Sì, ho detto l'olio dei freni deve essere fresco e... Mi senti? Mi vedi? Sì, 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 ti sento Giovanni, vai tranquillo. Deve essere fresco perché specialmente se facciamo montagna abbiamo bisogno di un olio fresco efficiente in modo che non... che non vada in ebollizione o comunque sia buono. E poi al quarto anno è probabile che ci sia da cambiare la sostituzione della batteria del motore, perché più o meno l'età media sono 4 anni. Ah, la batteria motore, sì, quella sicuramente. Ok, poi allora, quindi questo qua diciamo che il quarto anno è un punto diciamo importante per la meccanica, di svolta. Passiamo al quinto anno. Vediamo. Frigo, stufa, guarnizioni e filtrazioni, come detto, che è annuale. Però cominciamo anche per la cellula ad avere i nostri anni, quindi batterie, servizi. Normalmente, come dico sempre, una vita media, io dico media, di una batteria e servizi è 5 anni. Poi può farne 3, può farne 6, dipende da dove è alloggiata, come viene utilizzata e come viene mantenuta, però il quinto anno è l'anno medio sì, è del un po' controllo come quello delle del motore. Batterie. L'unica roba è che il motore è... non vado più in moto. Sì, esatto, esatto. Servizi è un po', insomma, se quando me ne accorgo buio. A casa ci sì. Vado lo stesso. Sì, quello sicuramente. Allora, io perché metto controllo, batterie e o sostituzione? Perché possiamo fare, come abbiamo già detto la puntata scorsa, la diagnosi della batteria, quindi sapere realmente a che stato della sua vita e lì possiamo decidere cosa farne di lei, se sostituirla o se mantenerla o se rigenerarla. Ok? Boh, ecco, dopo poi... la cosa che ammazza le batterie non è tanto il freddo ma è il caldo. È il caldo. È il caldo, caldo sì, le... Sì. Il freddo le fa patire e il caldo le uccide. Sì, c'è anche un altro elemento che le uccide. Il proprietario della batteria e l'inverter. Sono sì, sì, un'altra sì, parte che tendono a uccidere le batterie, quello sicuramente. Poi, controllo plastico blò. Perché? Perché il nostro camper sono già 5 anni che prende sole, freddo, caldo e ombra. Quindi abbiamo gli oblò che io adesso ne ho uno qua, adesso Nicola batti, ribalto tutto a... Facciamo un disastro. Abbiamo gli oblò sopra che sono di plastica. Questo è un classico oblò, classico normale. Però ovviamente sono di plastica. Questo qua ancora non è in un cattivo stato perché come vedete, se non so se riesce a vedere, è ancora elastico. E quando si cuociono col sole tendono a spaccarsi e a sgretolarsi. E fondamentale soprattutto è quello che è la cornice intorno dove è avvitata. Quindi diciamo che il controllo degli oblò è diciamo rigoroso, sempre comunque un'occhiata, però giusto questo anno qua che comincia a essere comincia ad aver fatto un po' di vita, poi ovviamente se uno me lo tiene rimessato al coperto è un conto, se uno lo lascia tutto il giorno all'aperto è un altro. Quindi sul quinto anno cominciamo a guardarlo e facciamo il check delle sigillature, perché dopo 5 anni, allora, sappiamo che le sigillature hanno una vita media di 5 anni, quindi il primo camper, se all'inizio che è nuovo, magari non ha neanche, ovviamente non ha sigillature, ma dopo 5 anni il termostat comincia comunque a soffrirne. E quindi sarebbe bene, ripeto, sarebbe, perché come con gli oblocchi lo tiene rimessato e chi no, cominciare a pensare di fare le sigillature. Cioè certi che magari arriviamo a 7-8 anni senza neanche toccarli, certi ne hanno bisogno prima. E la stessa cosa poi la rivedremo più avanti con le sigillature fatte. Allora, vacanze 2020. Ciao ragazzi, sono Mauri e sono nuovo e questo ci fa piacere. Volevo chiedervi se è meglio lavare il camper prima delle risigillature o grattare le vecchie, pulire, risilico e poi lavare tutto. Allora, prima cosa, io toglierei tutto quello che c'è prima, assolutamente. Non lo starei a lavare, beh, ovviamente se c'è su un dito di terra o di schifo, ok, lavori sul pulito, non è male, però... Nella media di solito il camper non è mai sporchissimissimo e si va a togliere tutto quello che c'era prima, si passa a tutto quello che è il discorso di sgrassatura e poi si risigilla, non si risilicona, si risigilla, te lo dico perché sei nuovo, così impari e si parte, ecco. Ok, quinto anno, poi vediamo dove andiamo, dopo il quinto anno c'è la meccanica sì. Del quinto anno, quindi il quarto è stato abbastanza cruciale per la meccanica, sul quinto invece Gio... Si torna ancora a fare il solito controllo di livelli olio, okay. Se necessario in base al chilometraggio cambiare olio e filtri, controllo freni, controllo delle gomme, eventuale girogomme e qui una cosa che va fatta secondo me
se si raggiunge il chilometraggio necessario, se c'è bisogno si comincia a fare la sostituzione dell'olio del cambio e il controllo dello stato delle sospensioni. Allora, controllo lo stato delle sospensioni in realtà quando si fa la revisione dei 4 anni comunque gli si dà un'occhiata ugualmente, però dopo è meglio comunque sempre tenerle controllate, vedere che non ci siano delle perdite di olio degli ammortizzatori. E l'olio del cambio insomma è una cosa che non fa mica male se va cambiato. Ok, Giovanni, quindi, io ho una domanda: col cambio automatico conviene fare il lavaggio quando si fa il cambio olio o no? Io sono sempre l'idea che per fare un bel lavoro va fatto un lavaggio, il lavaggio del cambio. E tieni presente che secondo me è già un chilometraggio buono per fare quel tipo di intervento lì intorno ai 80.000 km. Ah, ecco. Gli fa allora, bene. Giovanni invece ci chiede: ciao, olio del cambio automatico del Ford Transit 170 cavalli, che olio ci va nel... Penso che voglia sapere, olio del cambio automatico, vorrà sapere che olio ci va. No, secondo me va fatto il chilometraggio. Adesso l'olio del cambio... ogni marchio c'è una sua specifica, quindi la casa del costruttore ti dà un codice e bisogna verificare che di solito ci vento l'olio TF, ma vedere che il tipo di olio è corretto. È fondamentale. E l'olio del cambio, come ripeto, intorno ai 80.000 km lo farei. Adesso non so Ford, non mi ricordo a quanti chilometri li prescrive, ci sono magari delle case madre che lo prescrivono anche a chilometraggi più alti, però è meglio farlo prima. Insomma, non gli fa mica male, l'olio quando è fresco, specialmente ottimo. Nel cambio, quando le frizioni lavorano, comunque c'è un consumo e queste particelle circolano all'interno del cambio, quindi va cambiato e gli fa bene. Perfetto. E di solito allora, quando si fa il lavaggio del cambio, c'è tutta una procedura particolare che magari in qualche puntata ne faremo uno e facciamo vedere come funziona bello. Il lavaggio. Bello. Ok, adesso passiamo al sesto anno, quindi abbiamo fatto il giro di boa, quindi andiamo sul sesto anno, che allora esatto. Per me adesso dal sesto al decimo anno non sto a farvi perdere tempo, cioè a dilungarmi perché vi direi le stesse cose, per me si ripete tutto quello che è, cioè oramai dal sesto anno la procedura che ho dato del quinto anno per quello che è la cellula, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la portiamo avanti fino al decimo anno, salvo imprevisti o cose particolari, quindi diciamo che la dedichiamo a Giovanni, quindi abbiamo la seconda revisione periodica. Seconda revisione periodica, che come abbiamo detto prima tutti i vari controlli, e dopo il sesto anno in teoria ma la maggior parte delle case costruttrici consigliano di, nonostante non si abbiano raggiunto i chilometri, di sostituire la cinghia di distribuzione. Anche qua ci sono un sacco di clienti che mi chiedono: ma nonostante magari su 40.000 km, ma devo proprio cambiarla? Allora, se uno vuole essere tranquillo al 100%, va cambiata. Se invece uno vuole tirare avanti, gli si dà un'occhiata, si verifica che non ci sono delle crepe nella cinghia e si tira avanti. Però, ecco, se si rompe quella, sappiate che fate il macinato. Il patatrac. Questo ci chiedeva Roberto, allora olio motore e filtri si cambiano ogni 2 anni anche se hai fatto 1000 km, grazie. No, penso che sia anche in base al chilometraggio, Giovanni. Allora sì, in base al chilometraggio, però anche in base al tempo. Comunque ci sono per esempio delle case costruttrici che anche se non raggiungi il chilometraggio nell'arco dei 12 mesi per mantenere la garanzia ti dicono: tu l'olio e i filtri me li cambi lo stesso, se no non rispondo alla garanzia. Non rispondo. Ho capito. Quindi se io ho fatto 1000 km in 2 anni, cosa faccio? 2 anni è vero che 1000 km, cioè praticamente non l'ho usato, però comunque l'olio, ricordiamoci che i filtri comunque all'interno sono fatti di carta, la carta diventa comunque vecchia, cioè per la spesa che è non gli fa male, tranquilli. Buono, ottavo anno. C'è la terza revisione periodica. La revisione era la revisione ministeriale, quindi ministeriale, esattamente, sì. Ok, perché il 4 anni dal nuovo e poi ogni e 2 anni ogni come 2, tutti 6, 8, quindi si va alla terza revisione periodica e poi con tutti gli altri controlli ancora, quindi sempre quelli, sempre. E poi andiamo al decimo anno, al decimo quindi anno abbiamo, invece, vai ecco, qui
Esatto, io qui ho ovviamente le batterie. Le batterie le abbiamo controllate 5 anni fa. Abbiamo controllate o sostituite 5 anni fa, quindi abbiamo fatto altri 5 anni. Per chi le ha sostituite sono 5 anni, per chi le abbiamo controllate probabilmente avrà tirato avanti ancora un anno barra due e poi le avremo sostituite. Il decimo anno, quindi abbiamo detto 5 anni di vita media della batteria, quindi si fa sempre il discorso diagnosi e test e oppure la sostituzione in base a come le abbiamo usate o non usate e ci siamo, ok, e quello è fondamentale. E poi però passiamo al decimo anno, che è la sostituzione ai regolatori tubi e gas. Perché cosa succede? Gli impianti gas dei camper, quindi quello che sono i tubi e i regolatori, hanno una scadenza che sono 10 anni. Non mi interessa se sono belli da vedere, non mi interessa se sono ancora in forma, non mi interessa se li avete usati poco, ma voi ogni 10 anni vi cambiate il tubo e il regolatore. Perché, che cosa abbiamo qua? Tubo. Come ho già spiegato, poi comunque sempre potete andare a vedere nelle varie puntate, sui tubi c'è una data, ok? C'è una data stampigliata. La data stampigliata è la data di produzione, quindi ha 10 anni di vita questo tubo, ok? Perché dopo cominciano a seccarsi e varie. Qualsiasi tipo di tubo ha la sua data, che sia alta o bassa pressione, hanno tutti la loro data. Stessa cosa per i regolatori. Sui regolatori la data, ne apriamo uno, la andate a trovare nel numerino più in basso che c'è. In questo caso, vediamo se riesco a zoomarlo, questo qui è un 2021, questa data qua, ok? Quindi questo qua 2021 e 2031, fa quasi impressione dirlo, e andrà a scadere 10 anni, ok? Occhio quando li andate a installare. Ok, e poi sigillatura completa. Sigillatura completa, qua oramai ragazzi ci siamo, bisogna mettersela in tasca e spendere due soldini, come è per la cinghia distribuzione al quinto o sesto anno. Al decimo anno abbiamo la sigillatura completa del camper, che quello direi che si fa. Sì, meccanica cosa abbiamo, Gio? Per quanto riguarda me, la quarta revisione periodica e poi si ripete il ciclo dei vari controlli periodici. Ecco, una cosa che non abbiamo magari nominato, che mi viene in mente adesso, è anche il controllo del climatizzatore, quindi del refrigerante, del clima, perché comunque, ora in teoria, se non ci sono perdite, non dovrebbe scaricarsi, però magari, ma la valvola che pian pianino, magari c'è... si scarica col tempo, 10 anni ci sta che magari non è più efficiente al 100%, che si è un pochettino scaricato. Quindi fare il controllo anche del gas refrigerante. Sì, perché per avere sempre il fresco in estate. Esatto, non accorgersi quando siamo ad agosto in coda sulla esatto. Bologna, che non esce aria fresca. Che bello, sono in un bel posto. Bene, poi abbiamo altri consiglietti da dare, diciamo, che sono cose insomma che allungano la vita al vostro camper e anche a voi che lo usate, ok? Quindi le periodiche che fanno solo del bene, ok? Quindi abbiamo detto tutto quello che è necessario per mantenerlo in vita, però ci sono altre cosine, che è tipo la sanificazione dei serbatoi, delle grigie e delle chiare. Allora, le grigie, Nick, con le grigie, questo qui, anche quello lì, questo qui, che cos'è? Sì, questo anche qua. Questo ci sta. Dai. Allora, acque grigie, ovviamente nel nostro serbatoio di acque grigie ci andiamo a rovesciare l'acqua a sapone, l'acqua della doccia, quello che è. Una cosa bella da fare è quando riusciamo a andarli a riempire di acqua pulita, sciacquarli, però ci sono anche dei prodotti di varie marche, qua tipo abbiamo due marche, che una è la CNA, l'altra è la Tetfor, conosciutissima, che sono dei prodotti, questo è concentrato, questo no, si chiama Lava Tank, che andiamo a vedere, liquido per la pulizia dei serbatoi. Li andiamo a mettere dentro, li tengono puliti e male non fa. Quindi se noi utilizziamo questi prodotti durante dei nostri anni, il nostro serbatoio comunque resterà sempre abbastanza pulito. La sciacquatina servirà per tenerlo sempre in ordine, però perché? Perché loro lavorano durante tutto l'anno, ok? Durante l'utilizzo. E soprattutto perché sappiamo che all'interno dei nostri serbatoi ci sono delle sonde. Queste sonde ci segnano i livelli. L'acqua ha comunque calcare. E comunque, pertanto che noi magari andiamo a utilizzare il filtro per caricare l'acqua, che male non fa,
e per quello che volete, però si provocano. Adesso è uscito un prodotto nuovo che si chiama C26, per esempio, che è uno sciogli calcare che si può utilizzare perché si vanno a incrostare. Quindi con questi prodotti fate la vostra manutenzione ordinaria come se fosse la lavastoviglie e via. Poi lubrificazione, guarnizioni e meccanismi. Come abbiamo sempre detto, spray al silicone, praticissimo. Ogni tanto ci andiamo una volta all'anno, andiamo a dare una bella passatina, magari prima dell'inverno, che male non fa che le protegge, una bella spruzzata a tutte le nostre guarnizioni, una bella spruzzata ai meccanismi, dentro le serrature della porta della cellula, dei gavoni, che sono sempre alle intemperie, loro una spruzzatina non fa mai male, poi inserite la chiave 2 o 3 volte da andare a lubrificare bene, tutte cosine che si possono fare tranquillamente a casa. E il climatizzatore. Climatizzatore per chi ce l'ha, Giovanni prima ha parlato del climatizzatore della parte, diciamo, macchina, per chi ha anche il climatizzatore sulla cellula non sarebbe male ogni tot, magari non ti dico tutti gli anni, ma almeno ogni 2 anni andare in officina, farlo aprire la parte esterna superiore e andare a fare la pulizia di quello che è dentro il basamento, quello che sono le ventole, quello che sono le batterie di filtraggio dell'aria e una sanificata, siccome poi ce lo respiriamo. Controllo mobilio, viti e cerniere, quello ovviamente, perché comunque, come abbiamo già detto prima, non fa mai male andare la nostra giro di viti intorno. E poi cosa abbiamo per ultima cosa? Non abbiamo più niente, vi ho detto tutto. Questo, quello, quell'altro, il frigo, la revisione, basta, basta. Allora, come vedete sono 1000 cose, questo lo dico per i neofiti, esatto. Però sono cicliche. Quindi quando si fanno quelle 5-6 operazioni all'anno fisse, non è male. Per esempio, una cosa importante, bustina, tac, e una volta all'anno andiamo a fare la sanificazione dell'impianto dell'acqua. Mettiamo in pressione l'impianto, andiamo a pulire, sono i tubettini piccoli da tutto quello che c'è dentro, e poi durante l'anno, mentre lo usiamo, il mantenitore e o la sfera all'interno della cisterna, così noi abbiamo sempre un impianto dell'acqua in piena efficienza e teniamo lontano batteri e varie. Ovviamente la cosa più semplice, svuotate la cisterna delle acque chiare anche quando il camper è fermo. Non che ma tanto l'uso la settimana prossima, no, svuotate e riempite tutte le volte, ok? Buono, Giovanni, abbiamo fatto un pochettino quello che è un riepilogo dei 10 anni del camper, tutta poi, la parte sì. Chiaramente la parte meccanica è abbastanza complessa, sì. E se ci sono dei problemi straordinari, chiaramente man mano che voi sentite rumori strani o che è, fate controllare, perché comunque i componenti sono veramente tanti.